Hanno portato via il bancomat, sradicandolo dal muro del supermercato RG in via Giovan Battista Vico a Forte dei Marmi. Così dei ladri hanno agito intorno alle 3 della notte scorsa per portare via l'intera apparecchiatura e i soldi contenuti all'interno, circa 70-80 mila euro, hanno usato un carro attrezzi. È scattato l'allarme collegato ad un istituto di vigilanza, quindi sono intervenuti anche i carabinieri, ma i malviventi erano ormai scappati in tempo. Non è la prima volta che questo supermercato viene preso mira dai ladri. Già nel 2014 il bancomat fu fatto saltare con dell'esplosivo e i soldi furono rubati. Anche in quella occasione l'ammontare era di circa 70.000 euro. Questa volta i ladri hanno messo in atto un piano diverso, decidendo proprio di portare l'intero bancomat e aprirlo con la calma in una località defilata. Sull'episodio indagano i carabinieri della stazione di Forte dei Marmi, unitamente ai colleghi della compagnia di Viareggio, che hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti per l'identificazione dei malviventi.